Due capolavori della narrativa mondiale, due storie di fragilità e complessità, di passione e nevrosi, comunque entrambe di infelicità. Anna Karenina. La felicità non è più possibile. E la coscienza di Zeno. Tentare di guarire, di progredire, è un'illusione. Entrambi a retroscena, la prima nei panni della travagliata protagonista del romanzo di Tolstoi con la regia di Luca De Fusco. Io ho bisogno d'amore, tu non mi ami! Tu non mi ami, perché lui mi ama! E il secondo in quelli del problematico antieroe del racconto di Italo Svevo. Il dubbio, ero io buono o cattivo? Alessandro Haber ci svelerà innanzitutto i segreti della sua intensa interpretazione. Come mi approccio a questo personaggio, come lo definisco, come lo interpreto, che colori gli do. C'è stato un momento in cui ho detto, sai che c'è? Voglio farlo in maniera haberiana, cioè di essere totalmente me stesso, con tutti i pro, i contro, i difetti, le negatività, le positività, tutto. E Galatea Ranzi ci farà entrare nell'animo di uno dei personaggi più inquietanti e struggenti della letteratura. Mi è venuta proprio chiarissima questa immagine di una donna che parte con una purezza, una pienezza, una cristallinità e poi nel giro di pochissimo inizia la prima piccola crepa e poi piano piano si infrange. Perché vedere questa puntata di retroscena? Perché penso che sia, non solo questa puntata, perché penso che sia una delle rare trasmissioni che parlano in maniera acuta del teatro e devo dire, anche a me personalmente, capita raramente di aver fatto un'intervista così acuta come quella che abbiamo fatto oggi. E allora lo sapete, lo avete sentito anche da Luca De Fusco, è impossibile perdersi di vista. Vronsky bastò una sola occhiata e sentì la necessità di guardarla ancora una volta. È un cattivo presagio. Non ho bisogno di pensare a lui. Perché siete qui? Si è gettato, l'ha schiacciato il treno. Anna era spaventata e felice. Vronsky era circonfuso di gloria. I want to. Lo amo, sono la sua amante. I want to be someone else. Io sono tuo marito! Ma ci sono leggi di convenienza che non si possono trasgredire. You want me? La sua vita è soltanto una facciata! Ma io esigo l'osservanza delle convenienze. Lasciare vostro marito è unire le nostre vite. Le altre nascondono l'adulterio. The gun and a pack of sandwiches and nothing. Lei deve pagare per sputare sangue per il suo crimine. Nothing.
mi è venuta proprio chiarissima questa immagine di una donna che nel giro di pochissimo inizia la prima piccola crepa e poi piano piano si infrange. Perché un giovane dovrebbe venire a teatro a seguire una storia d'amore per 2 ore e mezza, compreso intervallo, una storia d'amore infelice tratta da un romanzo dell'Ottocento dove c'è questo ambiente, questa borghesia ipocrita, berbenista che appunto dà giudizi? Ma è molto semplice, innanzitutto perché è una storia straordinaria. Il tema centrale, del quale non abbiamo ancora detto, di Anna Karenina è il conflitto tra superio e esse, tra dover essere e istinto, e questo tra ragione e passione è un conflitto eterno, c'era nelle tragedie greche e c'è oggi appena usciamo per strada e chiediamo a un signore di raccontarci i fatti suoi. Libera da tutti e da me stessa! Gli direi, vuoi fare un viaggio? Vuoi venire a vedere un sogno che esiste da 200 anni? Signore, perdonami! Mi è venuta proprio chiarissima questa immagine di una donna che nel giro di pochissimo inizia la prima piccola crepa e poi piano piano si infrange. Questo romanzo si è impadronito della mia anima, me ne sono invaghito completamente. Così scriveva Tolstoi l'11 maggio del 1873 e si riferiva ad Anna Karenina. La domanda che sorge spontanea è successa la stessa cosa a Luca De Fusco? Sì. Ed eventualmente cosa in particolare l'ha affascinata sia del personaggio che del romanzo? Allora, la risposta è sì, si è assolutamente impadronita della mia anima. Naturalmente non tutto il romanzo ha la pregnanza che aveva quando Tolstoi l'ha scritto, e poi io non sono Tolstoi. È impossibile! Perdonatemi! Non poteva essere altrimenti. C'è stato un tempo a ridosso dello scoppio della guerra in Ucraina in cui fare qualcosa di culturalmente russo, diciamo così, veniva tacciato di filoputinismo, suscitava addirittura indignazione, qualche volta c'è stata anche censura a tale proposito. A quasi 2 anni dall'inizio di quella terribile guerra ci si è resi conto che questa deviazione così manicheistica è ovviamente insensata. Lei ci ha pensato quando ha fatto questa scelta oppure insomma? È addirittura uno dei motivi della scelta, anche perché dovete pensare che noi naturalmente abbiamo deciso di farlo 1 anno e mezzo fa, lo spettacolo, certo. Quando le notizie della guerra in Ucraina non erano state soppiantate da quella in Israele e in Palestina. E quindi credo fermamente che questa distinzione manichea non debba farsi e che una cosa è la lontananza politica da quello che sta facendo lo Stato russo, una cosa è allontanare da noi la cultura russa che è cultura europea a tutti gli effetti. A Vronsky bastò una sola occhiata e sentì la necessità di guardarla ancora una volta. Si ricorda la prima cosa, o perlomeno la più significativa, che le ha detto Luca De Fusco per introdurla nel mondo di Anna Karenina o per persuaderla a interpretare questo personaggio, se c'era da persuadere poi? Sì, esattamente. Mi ha fatto una telefonata e ancora il titolo non era uscito, però aveva desiderio di rappresentare un autore russo. Ed era la stessa cosa che avevo pensato io 3 giorni prima. Casualmente? Perché,
Casualmente, vista la situazione, questo risale a un anno e mezzo fa. Sì, un anno e mezzo fa. E quindi, ecco, il fatto che entrambi volessimo in qualche modo cogliere la meraviglia di quella nazione e non tutto il resto, mi ha molto convinta. La brevità è sorella del talento, scriveva Anton Chekhov. La domanda qui riguarda ovviamente uno dei problemi di questo adattamento, cioè sappiamo che sono quasi 1000 pagine giù di lì, e quindi come si fa a sintetizzare, a far vivere sul palcoscenico quello che è originariamente un romanzo? Quali stratagemmi o scelte di carattere teatrale o interpretativo sono state fatte per renderlo incisivo? Condivido molto questa frase di Chekhov e poi mi capita, per maledizione che infliggo a me stesso, ogni tanto di fare uno spettacolo molto lungo. Ovviamente abbiamo fatto delle scelte sfrondando alcuni personaggi e alcune vicende, quindi noi mettiamo palesemente in scena un romanzo. Lo spettacolo comincia con la compagnia con un libro in mano, il primo atto termina sempre con questa immagine, riapre il secondo atto sempre con questa immagine. Alcune frasi del romanzo sono scritte sul tulle e poi soprattutto gli attori dialogano tra di loro, ma anche fanno considerazioni su se stessi in terza persona. Sentiva che a fianco dell'amore che li legava si era insediato tra loro lo spirito maligno del dissidio, più malvagio del diavolo della gelosia. Mi può sintetizzare in 30 secondi la trama di Anna Karenina, renderla accattivante? Ci provo. Allora, c'è una donna dalla specchiata reputazione e pura come un cristallo, che maritata con un alto burocrate, con figlio, che viene infranta come un cristallo di rocca che trova il punto di rottura dall'incontro con un giovane ufficiale. I've got chills, they're multiplying. Questa rottura la porta alla perdizione più totale, alla morte, mentre le vicende di due altre coppie, una un po' triste autunnale e una invece primaverile e fiorente, si intrecciano con la vicenda principale. You better shape up. You better. Si ricorda un'altra impresa, si ricorda la prima cosa, o perlomeno la cosa più significativa che ha detto a Galatea Ranzi per farla entrare nel personaggio di Anna Karenina, oppure per darle, diciamo, una luce particolare? Ho detto a Galatea che aspiravo a dirigerla da tutta la vita, ed è così. Adoro in Galatea questo lato alla Grace Kelly, per cui è incapace di non essere elegante, ma contemporaneamente è capace poi di rivelare un dissidio, una nevrosi interna molto forti, molto appassionanti. Quindi le ho detto che realizzavo un sogno della mia vita. Spero che per lei non sia invece un incubo. Lei un giorno mi ha detto, mentre eravamo ancora molto lontani dall'allestimento, ho pensato che sono un cristallo che si spezza. Ecco, e come vede, questa immagine la utilizzo anch'io perché la condivido completamente. Io so da pochi minuti, che e poi c'è stata invece un'immagine che lei ha dato a Luca De Fusco sul personaggio appunto di Anna Karenina che interpreta, che gli è piaciuta molto e l'ha in qualche modo resa quasi iconica questa immagine, ovvero quella di Anna Karenina come un cristallo sul punto di rompersi poi, e che anzi poi si infrange, no? Mi è venuta proprio chiarissima questa immagine di una donna che parte
con una purezza, una pienezza, una cristallinità, e poi nel giro di pochissimo inizia la prima piccola crepa e poi piano piano si infrange. And we're down, we go, go, go. Ha detto in un'intervista a proposito dell'interpretazione dei personaggi che prima parte da zero, la cito, prima parte da zero, dall'annullamento di me, e poi, ma solo dopo, cerco di riconoscere qualcosa di mio nel personaggio che interpreto. Dopo. Parecchio dopo, dice. Qualche anno dopo. Addirittura. A volte sì. Ora faccio un po' prima, da giovane ci mettevo di più. Ecco, allora non so se è a questo punto opportuna la domanda: cosa c'è di Galatea Ranzi in Anna Karenina? Allora, quando De Fusco mi propose questo personaggio, lo dissi ad amici, amiche, così, che c'era questa cosa nell'aria e che mi preoccupava un po', perché, anzi parecchio, perché mi sentivo così un po' inadatta, molto più grande di lei, così mi sentivo una grande distanza, ma tutti i miei amici e le mie amiche mi hanno detto: perfetta, va benissimo, sei proprio tu. Quindi un po' mi preoccupava questa risposta, però mi ha anche incoraggiato in qualche modo. Ora che siamo giunti alla prima, qualcosa c'è. Ad esempio, ci sono dei momenti in cui Anna è veramente molto spiritosa, e questo credo che un po' lo sia anch'io, e poi la sua anche gentilezza, probabilmente. Sto parlando dell'inizio, della parte iniziale, certo, del personaggio, prima che sia travolta, insomma. E poi, andando avanti, chiaramente nella parte invece, per esempio, finale, dove è completamente devastata, in qualche modo credo che per interpretarla, aver esperito in qualche maniera una grande sofferenza amorosa possa aiutare. Oddio, ancora a parlare dell'amore! In Anna Karenina è, diciamo, abbastanza oggettivo che lei vive un amore malato a un certo punto, che porta poi anche a un gesto insano, estremo, che sappiamo. Qual è l'amore sano, invece? Nella vicenda o in generale? Esuliamo dalla vicenda adesso. Chissà se esiste, non lo so. So we're down, we go, ooh, way down we go. Mi ricordo quando. Io voglio dell'amore! Dove sei stato? E se tu non mi ami più, è meglio e più onesto dirlo! Questo diventa insopportabile! È un inferno! Che assurdità! È un uomo senza cuore! Che assurdità! Nea! 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 Sono io. Sono una donna perduta, una pietra al tuo collo. Non voglio tormentarti, ti libererò. Tu non mi ami, tu ami un'altra. Diventa insopportabile. Io non ho nient'altro. Paura. C'è questo doppio binario, forse anche più di due binari, la parola detta, alla quale che viene non accompagnata ma addirittura
contraddetta da un movimento che sembra non essere in sintonia con quello che si dice. Sì. È un qualcosa che caratterizza molto gli spettacoli anche di Necrosius. Da dove nasce? Come ve l'ho fatto capire? Come ci si arriva? È difficile rispondere in maniera generalizzata su questa gestualità di Necrosius. Spiro. Proprio perché questo è il suo teatro, e il suo teatro è un teatro, come lui spesso dice, il mio teatro si guarda, non si ascolta. Cioè, parla con la voce e con il corpo. E il corpo non necessariamente deve seguire quello che la voce dice, ma l'importante è che comunichi la verità di quella scena. Sì, ecco, mi viene in mente in questa logica, non so se ti ricorderai, la scena dell'amore, la scena della passione. Esatto, l'abbiamo fatto, ci volevo arrivare. Per esempio, lì la famosa scena, dico famosa perché ne hanno parlato un po' sì, poi tutte le recensioni, sì, in cui tu raggomitolata, no? Un po' come un gomitolo, sì, io mi è venuto in mente il gomitolo, sì, questa scena della passione, vieni sollevata, presa, ripresa, buttata giù, ripresa, sì, ritirata su. Ci sono anche altre scene che riguardano, che sono anche queste rimaste abbastanza nell'immaginario, hanno colpito molto, la scena del pattinaggio che viene sì, mimata, no? da questa ragazza, questa attrice appunto che mima e produce questo suono, però arriva tutto, no? Sembra veramente di stare su la scena dei cavalli, fatta con delle pale, non so come definirle. Dei bastoni con dei cappelli che dovrebbero essere i fantini, no? Ah, ecco appunto. Poi gli orologi, questi orologi che passano dappertutto, diventano ruote, diventano appunto... Sì. In genere, nella costruzione scena per scena, quello che ci chiedeva il maestro era di trovare insieme, o su sua proposta o su nostra proposta, la carcassa di una scena. Mi piace questa parola, che non so se è una parola che la traduttrice non riusciva a rendere, magari voleva dire struttura, la ossatura, struttura, esatto. Ma ecco, mi piaceva l'idea di questa carcassa, perché lui diceva, una volta che trovate la carcassa, dopo possiamo costruire tutto il resto. E così mi faceva venire in mente la carcassa magari di un animale al quale dobbiamo mettere anzitutto il cuore, certo, poi le vene, il sangue, farlo la vita, tornare in vita, i muscoli. Rianimarlo proprio. Rianimarlo e farlo vivere, ecco, come appunto una carcassa che da carcassa poi diventa invece creatura vivente. Con la sua forma. Ecco, poi, con la sua forma. L'idea che una scena possa assomigliare a questo è molto affascinante. Efficace, certo, molto affascinante. Chi di noi non ha mai tentato invano di liberarsi da un vizio? Chi non ha mai vissuto un conflitto con i genitori? Chi non ha mai sognato trasgressioni? Insomma, chi non è un po' Zeno Cosini? Alessandro Haber lo è pienamente e splendidamente sulla scena, riuscendo a incarnare la profondità e l'ironia surreale, la complessità e la fragilità, il senso di inadeguatezza e quello di colpa, insomma la nevrosi del protagonista del romanzo più problematico e affascinante di Italo Svevo, La coscienza di Zeno. Mi chiamo Zeno Cosini, nato a Trieste nel 1857. Come mi approccio a questo personaggio? Come lo definisco? C'è stato un momento in cui ho detto, sai che c'è? Voglio farlo in maniera haberiana, cioè di essere totalmente me stesso. Di Zeno, io devo dire che ho aderito subito in maniera così molto istintiva, non ho mai letto, però era un titolo, sapevo che era un titolo importante, ho accettato e dopo le prime tre settimane ero una testa da un'altra parte, non riuscivo a catturare, a capire il personaggio, come mi approccio a questo personaggio, come lo definisco, come lo interpreto, che colori gli do. E poi c'è stato un momento in cui ho detto, sai che c'è? Voglio farlo in maniera haberiana, cioè di essere totalmente me stesso.
con tutti i pro, i contro, i difetti, le negatività. E devo dire che ho fatto una scelta, credo, mi sembra, dalle critiche, dal pubblico, insomma, mi sembra di aver fatto la scelta giusta. Guarda che si rinuncia ai buoni propositi e si sorride dell'esistenza e di ogni suo contenuto. È un personaggio, è come io dico sempre, come Mr. Magoo. Gli capita di tutto, di più, ma gli va sempre bene tutto. Tutto gli scivola. È un inetto, è un personaggio di grande contemporaneità. È un uomo che non ha pudori. E lui è un grande giocoliere. È uno che nel giro di poche ore fa la dichiarazione d'amore a tre sorelle, le chiede di sposare tutte e tre, alla fine sceglie quella meno bella, diciamo, fra virgolette. Volete che noi due ci sposiamo? Voi? Scherzate. Io non scherzo, no. Ho domandato da prima la mano ad Ada, che me l'ha rifiutata. Poi ho domandato anche ad Alberta di sposarmi, anche lei l'ha rifiutata. Ma no, non sembro ancora né l'una né l'altra, solo che mi sento molto, molto, molto infelice. Ma nel momento in cui lei gli dà la sicurezza, gli dà il conforto, lo coccola, allora a quel punto lì lui è capace anche di tradire. Tradì mia moglie ed è evidente che se mi fosse riuscito avrei sedotto Ada, Alberta e anche Carmen. A tutte le contraddizioni che può avere un uomo oggi, insomma. Il dubbio. Ero io buono o cattivo? Sono buono o cattivo? Mamma, sono buono o cattivo io? Mamma, sono buono o cattivo io? Il mio rapporto con Haber nasce fortunato perché già abbiamo avuto la possibilità di fare uno spettacolo bellissimo insieme proprio prima del Covid e in quello spettacolo eravamo padre e figlio. Ora, siccome Haber è molto diretto, va a cercare subito le relazioni autentiche e vere, in maniera giocosa ma non troppo si era creata una sorta di relazione padre-figlio che serviva allora. In questo caso sono perfino lui. Quindi la confidenza umana e personale che avevamo raccolto da prima qua è diventata quasi un coincidiamo, perché stiamo raccontando lo stesso personaggio. Il mio personaggio è la sua proiezione, il suo prolungamento. La vita non è né brutta né bella. La vita è originale. La vita mi pareva tanto nuova, come se l'avessi vista per la prima volta. Ho dovuto, su indicazione del regista, andare in scia di Haber per come prendeva questo personaggio. Quindi il mio rapporto è stato, se vogliamo usare un termine più banale, imitativo. Imitativo del suo approccio, pur avendo una drammaturgia molto solida che raccontava quel personaggio lì. È come se tu provi a scrivere come un mancino e allora ti adatti, invece di essere destro, provi a scrivere come lui. Zeno! Fai del tuo meglio per impedirgli spropositi! Già, qua giù non si può sempre baciare, bisogna lavorare. Sei il migliore uomo della nostra famiglia. Ero di nuovo non l'unico uomo della famiglia, ma il migliore. Zeno, Zeno, niente, niente, più niente. La coscienza di Zeno, io devo dire che da quando ho cominciato a provare, ho cominciato a riesumare la mia coscienza, a rivederla, no? Le tappe, no? Che mi hanno portato fino a qua, no? È normale, insomma, le cose belle, le cose brutte, insomma, le cose che fanno parte della vita, del gioco della vita. Io credo molto nell'amicizia, credo, a proposito di avere ancora degli amici con cui posso guardarli in faccia, poter ancora sognare di fare qualcos'altro prima di lasciare questa meravigliosa vita. Ma io non è che poi pretendo molto, insomma, non è che voglio giocare il gioco, che questo gioco qua, insomma, che mi permette di dimenticare che, insomma, siamo in lista d'attesa, ecco, allora ogni tanto ci penso e allora quando invece sono lì oppure sto con gli amici allora dimentico e mi sento più leggero, ecco. Dottoresse è un uomo ridicolo con quel suo occhio che vuole essere scrutatore, quella sua presunzione che gli permette di aggruppare tutti i fenomeni di questo mondo intorno alla sua grande, nuova teoria.
Non sono mai stato da un psicanalista. Io credo che nessuno che andrà da un psicanalista si dovrà far psicanalizzare lui. Cioè, andrà in crisi lui, non lo so, no. La verità è che ho anche paura. Io mi sfogo molto con le persone, con gli amici, con le persone che frequento e cerco di sviscerare tutto, insomma. Qualche volta mi rispondono, qualche volta no. Ho un istinto controllato che mi ha aiutato molto, insomma, nel bene e nel male, insomma. La convinzione di quello che sto facendo ha un senso. Mi ha aiutato in tutti i rapporti, eh. Se una persona incontri per strada, mi è successo anche ieri. Signor Haber, grazie per le emozioni che ci ha regalato. E a me questo mi ha regalato un altro che psicanalisi. Con noi senza il pubblico non siamo, lo dico sempre, non siamo niente. Ed ogni volta io mi dicono spesso gli amici o colleghi, ma Haber, ormai tu, figurati, non sarai mica emozionato, non sarai mica. Invece no, per me è sempre come se fosse la prima volta. E perché mi metto in gioco ogni volta, è come riconquistare qualcosa, è come proprio mettersi in gioco, è il piacere di non avere delle certezze, ma nel far sì di dare il massimo, tutto affinché il pubblico percepisca qualcosa. E l'applauso finale è la conferma che hai fatto qualcosa di costruttivo. Ancora una volta la vita mi ha dimostrato la sua originalità. Ma è un momento anche strano l'applauso, perché è un momento nella terra di nessuno, in cui finisce uno spettacolo e poi c'è un momento di vuoto proprio, in cui io vorrei andarmene, però poi se ne vado, se poi gli applausi poi finiscono, cioè uno, non so come, è molto strano, non è definibile, non è, non so come. Un poeta sarebbe capace di raccontarla meglio di me, ma probabilmente avete capito. La cosa credo che più importante è la passione e la determinazione, la voglia di stupirti e cercare di stupire gli altri. E questo è questo amore profondo che hai per questo lavoro e che ti porta poi a fare quello che ho fatto in tutti questi anni, insomma, e devo dire, non mi posso lamentare, ecco, ho fatto cose, almeno in teatro, cose che hanno un senso, insomma. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con la rubrica Che teatro fa? Vediamo insieme le previsioni meteo teatrali per le prossime giornate. Al nord d'Italia una forte instabilità drammaturgica caratterizzerà dal 7 al 10 dicembre il Teatro Sociale di Torino, dove Filippo Dini dirige e interpreta la prima versione italiana di Agosto a Osage County. Una commedia inquieta, straripante di personaggi indimenticabili e momenti di autentica crudeltà. Tu adesso sei la casa. Ma vi devo separare voi due? Sei una tossicodipendente, mamma. Beh, a un certo punto uno dice, ma chi se ne frega, no? Di quello che diranno, e comincia a scrivere qualcosa comunque. Voglio dire, fosse capitato a me, credo sarei andato in panico. Tanto di cappello che riesce a rimanere sposato per così tanto tempo. Gli ho detto che stavo frequentando qualcuno, non gli ho detto chi. Non tornerai mai da me, vero? Vero, Pippo? Al centro della nostra penisola, invece, un fronte d'aria jazz soffierà sugli spettatori del Teatro Brancaccio di Roma, che fino al 10 dicembre ospiterà Chicago il Musical, uno degli show più celebri e longevi di Broadway, qui con la regia di Chiara Noschese, che sarà in scena assieme a Stefania Rocca. Oh,
Infine, nel sud d'Italia, nubi dell'ambiguo e del sortilegio stazioneranno sul Teatro Bellini di Napoli, dove dall'8 al 17 dicembre Arturo Cirillo porta in scena Ferdinando, capolavoro della drammaturgia di Annibale Ruccello. Il giorno 7 del mese corrente, il giovane Ferdinando sarà presso di voi per conoscere una zia verso cui già arde del più profondo desiderio di amare e venerare come una mamma. Queste le previsioni meteo teatrali di Che Teatro Fa. Vi ricordiamo che sulla nostra pagina YouTube potrete visionare le puntate di retroscena come e quando vorrete, e non perdiamoci di vista.